considerato come l'uragano più potente mai passato nell'Oceano Atlantico, il quale ha raggiunto i Caraibi. Si chiama Irma, è un uragano davvero devastante che, ripeto, sta sconvolgendo gli States. Il Servizio Meteorologico Americano avrebbe riferito proprio che Irma è un uragano di categoria 5 con venti fino a 295 km all'ora. Ha toccato terra a Barbuda intorno all'1:47, ora locale, provocando una interruzione per quanto riguarda le linee telefoniche. Adesso però sta puntando contro Porto Rico, la Repubblica Dominicana, Cuba e verso la Florida. Quindi parliamo di piccole e grandi Antille, senza però dimenticarci della Florida costa che si trova negli Stati Uniti d'America. Forti davvero molto, venti davvero molto forti, scusate il disguido, pensate che arriverebbero a 295 km orari. Davvero un vero e proprio uragano, dunque un ciclone in piena regola, un mostro del vento, così può essere etichettato, secondo la mia opinione, quello che sta, ripeto, sconvolgendo le piccole grandi Antille, ma anche gli Stati Uniti d'America, specie la sua costa. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie a tutti per la visione del presente video, un saluto, iscrivetevi e a presto.